cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Visio News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Jackie Chan ha ritirato l'Oscar onorario alla carriera a Los Angeles. L'assegnazione del premio era stata annunciata nel settembre scorso. Sul set, da quando aveva solo 8 anni, l'attore da giovanissimo ha recitato in più di un centinaio di pellicole di arti marziali ad Hong Kong, spesso anche scrivendole e dirigendole. Chan ha commentato: dopo 56 anni nell'industria cinematografica, dopo così tante ossa rotte, finalmente. A proposito di riconoscimenti, il premio Efebo d'Oro 2016 alla carriera andrà alla regista, sceneggiatrice e fotografa francese Agnès Varda, che sarà presente alla cerimonia di premiazione il 27 novembre a Palermo. L'Efebo d'Oro arriva alla sua 38esima edizione ed è tra i più longevi legati al grande schermo. Premiato anche il film italiano Pericle il Nero di Stefano Mordini, interpretato da Riccardo Scamarcio. Il riconoscimento per la miglior opera prima va al siciliano Piero Messina per L'attesa con Juliette Binoche. Intanto scatta il conto alla rovescia per la 39esima edizione delle giornate professionali di cinema, principale momento di incontro dell'industria cinematografica italiana che si terranno a Sorrento dal 28 novembre al 1 dicembre. Molti gli appuntamenti aperti al pubblico, come l'anteprima domenica 27 di Dog Eat Dog, diretto da Paul Schrader e interpretato da Nicolas Cage e Willem Dafoe. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti, Samuel L. Jackson sarà nel cast del film che segnerà il debutto alla regia del premio Oscar Brie Larson, la commedia Unicorn Store. La regista sarà anche attrice nel ruolo di una giovane donna che, a causa di diversi problemi, torna a vivere con i genitori e che riceve un misterioso invito al negozio del titolo. Le riprese sono già iniziate a Los Angeles. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!